Satapi e Satape, bentornati o benvenuti qui su Incontri di Storia. Io sono Lorenzo, il vostro scià della porta accanto. Questo è il mio primo video in cui vedete casa mia nuova. Ovviamente sono in cucina perché è dove, il posto dove ho la connessione migliore, ho notato. Se no a volte lagga, come è successo durante la live dall'amico Marco Cappelli, che mi scuso. Dunque, volevo un attimino fare un po' questo video, uno, perché non vi voglio lasciare a bocca asciutta, perché poi probabilmente la prossima settimana non riuscivo a fare niente. Due, volevo un attimino parlarne con voi. Ne avevo già parlato di questo, ma anni fa, per quanto riguarda il concetto che noi vediamo i nostri figli troppo mammoni, troppo queste cose, e ho visto che adesso c'è la moda, alla fine della maturità, di prima di accompagnare i figli e le figlie e poi aspettare fuori con i fiori. Ora, chi l'ha detta giusta, secondo me, Filippo Caccamo. E voi mi direte chi è Filippo Caccamo? Filippo Caccamo è uno youtuber comico bravissimo, secondo me. Infatti, se faccio il nome vuol dire che comunque di solito è una persona che stimo e che rispetto, avete già capito com'è la situazione. Quindi, ripetiamo ancora una volta, il nostro Caccamo ha fatto un lavoro estremamente interessante, ha scritto delle parole semplici che vi voglio leggere così. Perché sì, perché giusto così. Allora, il tema dei mazzi di fiori, rose, feste enormi per esami di maturità è solo la punta dell'iceberg di un processo. Un processo iniziato con non si possono dare note, non si può bocciare, non si può usare la penna rossa, non si può sgridare, si deve sempre premiare, sempre, anche quando da premiare non c'è nulla. Si deve far credere ai ragazzi che il mondo reale è proprio fatto così, che all'università il professore ti capirà, sul lavoro il capo ti coccolerà. Nessuno userà mai la penna rossa, anzi, al tuo minor successo lavorativo, premi e promozioni saranno lì, pronti per te. La scuola, tanto colpevole quanto innocente, ha concesso via libera a questo processo. E i mazzi di fiori per onorare il preparato a metà, e qui è anche piuttosto buono, Caccamo, sono solo la punta dell'iceberg. Auguri. Ora, parliamo un secondo di quello che abbiamo letto. Ha perfettamente ragione. Più che altro quando parla del fatto che al lavoro poi verranno aiutati. Non usare la penna rossa, non sgridare, ma è colpa loro o colpa nostra? Ma non solo di noi scuola, che sia colpevole che innocente. Colpa in generale di come abbiamo preso l'istruzione in Italia. Perché? Perché noi abbiamo un sistema che non ci permette di dare voti, dare spiegazioni di quello che facciamo. Se noi diamo spiegazioni, avremo sempre un bastian contrario. E di solito adesso c'è la cosa che il bastian contrario viene ascoltato più dell'insegnante. L'insegnante ha sempre ragione, come si diceva 30 anni fa. Assolutamente no, perché se è successo questo e anche perché l'insegnante doveva sempre avere ragione, perché sì, perché se no te dovevi stare zitto, punto. Il discorso è ben diverso, molto diverso. Il discorso in maniera molto semplice è un altro. Se tu non dai gli strumenti per la critica, non riuscirai mai e poi mai ad avere una persona completa. Il problema dei fiori è soltanto una concausa, come ha detto lui giustamente, la punta dell'iceberg. In realtà per me si sono già andati a schiantare sull'iceberg usando senza Céline Dion che canta. Sì, ho fatto un altro nome perché mi piace Céline Dion. Tra l'altro mi sembra che stia anche male, quindi speriamo che si riprenda. Ora, tornando seri, anche se non è una cosa divertente parlare della salute di una persona, che cosa possiamo fare per migliorare questa cosa? Mettere un senso critico e non tornare a bastonare come si faceva un tempo.
E non pensando che se una persona usa la mano destra o la mano sinistra ci possono essere tante cose, o se ha un accento diverso, è un altro discorso. È più complicato. Come si crea il senso critico? Il senso critico si fa prendendo ogni singolo ragazzo e cercando di fargli capire dove ha sbagliato, quali sono i problemi. E lì di nuovo si raggiungerà sempre e unicamente, sempre lo discorso che faccio ogni volta. Bene, tu parli. E il tempo? Il tempo non c'è, ragazzi. Il tempo non c'è, perché noi abbiamo tante di quelle cose a cui pensare. Ragazzi, anche come la scemata del fatto che gli insegnanti abbiano 3 mesi. Ragazzi, noi abbiamo avuto consiglio e collegio docenti alla fine dell'anno, fino alla fine di giugno, siamo all'inizio di luglio. Io sto facendo anche il centro estivo, non è che mi sia fermato adesso, al momento mi sta mettendo a posto casa. In realtà mi hanno aiutato i miei a mettere a posto casa, se no a questo punto sarei ancora in un bungalow, detta come va detta la cosa. Il senso critico è il sapere che tu puoi fallire, la gioia del fallimento, la gioia del fallimento. Questa è una cosa estremamente importante. È importante sapere che tu puoi fallire, tu devi fallire. Perché se tu fallirai, tu capirai dove c'è stato l'errore e lì ti verrà un senso critico. Non è che ti viene così, così secco. Il senso critico va alimentato, il senso critico va nutrito, il senso critico va generato, sia sgridando, sia facendo comprendere dov'è l'errore, sia premiando. Se uno delle due bilance non c'è, ragazzi, crolla tutto il sistema e va giù proprio a piombo, come avevi detto Anacleto, della spada, cioè va giù come un pezzo di piombo, senza la sua risata meravigliosa che ogni tanto mi viene da ridere a pensare a quella risata, ma avete capito perché? Se non si fanno determinati procedimenti, quindi controllare come la persona, ci sono dei problemi, ci sono delle difficoltà, sì, parliamone, non nascondiamoci, perché nascondersi rappresenta poi un problema. Perché quello che dice Caccamo non è perché lui vuole far vedere che lui è un figo trentenne che è riuscito in tutto e che fa l'insegnante, no, è proprio perché è un insegnante, perché capisce com'è la situazione, che sa benissimo che quando noi non ci saremo più, quando noi non gli terremo più per mano, saranno del lupo. E cosa facciamo? Arriviamo a una generazione, più generazioni che avranno questo problema. Sembra un'esagerazione la mia, come quella di Filippo, ma pensiamoci un secondo, pensiamo nei prossimi anni, come potrebbe succedere? Se li vediamo cadere per un voto, pensate a una lettera, pensate in caso ricevessero un cazzottone dal capo, cosa devo fare? Lettera di dimissione? Perdiamo il lavoro? Che facciamo? Cambiamo il mondo del lavoro? Va benissimo il mondo del lavoro, pensiamo anche a questo, sviluppiamo un po' di senso di fallimento. Sviluppiamo un po' la critica. E io ho fallito veramente tante volte nella mia vita. Non sto qui a fare la figura dell'essere perfetto, perché non lo sono. Sono le 11 di sera, sto sudando. Ah, dettagli. Dopo che avete visto questo pelato con la fronte lucida parlarvi di fallimento, state a piè sata per. Io vi ringrazio. Cercate di capire il discorso, come sempre, i commenti sono aperti. E che dire, ragazzi, alla prossima e come sempre.